Abbiamo cercato di creare questo connubio tra l'attività puramente fisica legata all'autodifesa a quelli che sono invece anche le dinamiche e gli aspetti legati alla psicologia che si determina nel momento in cui c'è una situazione di aggressione, che può essere anche un'aggressione verbale, non necessariamente fisica. In questo contesto le dinamiche psicologiche intervengono e possono essere, diciamo, invalidanti rispetto a quelle che possono essere le abilità che ciascuno di noi può acquisire anche con l'allenamento. Ecco che la necessità, specialmente nel mondo femminile, di dare una risposta un po' più completa, che non sia semplicemente formale, ma legata a un'abilità in un contesto, diciamo, semplice, ma che possa riproporre quelle che sono le dinamiche che si creano in una reale o quantomeno situazione di aggressione. Come si svolge il corso? Il corso si svolge in 10 lezioni, è un primo livello, perché non bisogna considerare che per acquisire un certo grado di abilità ci vuole un po' più di tempo, ovviamente, però è un primo livello che abbiamo costruito insieme alla scuola di riferimento che è il SID, lo School of Israel Defense di Milano, e che prevede una serie di tecniche di base che possono rappresentare un primo livello di risposta in caso di aggressione. L'obiettivo non è solo esclusivamente quello di dare una risposta efficace, ma soprattutto di dare anche un contributo all'acquisizione dell'autostima, un elemento importante specialmente in una situazione di aggressione che fa cambiare l'esito della situazione. Tre consigli da dare in una situazione delicata come quelle che qui stiamo parlando? Beh, anzitutto noi parliamo sempre della prevenzione. La prevenzione indubbiamente è un elemento determinante, capire e anticipare certe situazioni è la fase migliore. L'obiettivo di questi corsi è quello di creare il percorso che non prevede la vittoria o il neutralizzare l'avversario. L'obiettivo è quello di sopravvivere. La sopravvivenza è quello l'elemento determinante nella logica in cui noi andiamo a proporre questo corso. Sergio, oltre al corso per autodifesa femminile, come è partito il 2024 di vita? Direi molto bene, diciamo che abbiamo attivato ben 80 corsi di tutti i livelli, facciamo attività nei confronti dei bambini dai 3 anni in su, sono ben 700 bambini che seguiamo all'interno della struttura, e poi tutti i corsi per adulti, anche coloro che hanno un po' più in età, più avanti nell'età. Questa collaborazione nasce da un incontro e da una richiesta di integrazione un po' di competenze e saperi. Il centro polisportivo, nella persona di Sergio Mori, ci ha contattato perché, sensibile un po' alla tematica della violenza e volendo un po' creare appunto un corso che potesse aiutare le donne in una situazione di autodifesa, ci ha chiesto se potevamo dare un contributo allargando un po' la visione, non soltanto l'aspetto fisico e tecnico, ma anche l'aspetto emotivo e psicologico derivante da una situazione di pericolo. Lavoriamo tutti i giorni con una realtà che purtroppo non dovrebbe esistere, ma esiste ed è ormai un fenomeno strutturale, che è quello della violenza sulle donne, dal nostro punto di vista più trattato in situazioni più strutturali appunto e familiari, quindi all'interno di relazioni affettive, ma anche in situazioni invece di rischio emergenziale come quelle che Vita qui in qualche modo cerca di affrontare e di insegnare alle donne a imparare a gestire.